Dottor Marchionne, buonasera. Buonasera, buonasera dottor Marchionne. Buonasera, buonasera se vuole, ecco. Aia! Cosa c'è? Cosa? Una sedia elettrificata. No, 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 no. Sedia no, elettrica? No, 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 è una sedia di plastica normale. No, no, no. Scherzo da film. No, non cominciamo, no, 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 no. Voglio dire, no? No, no, guardi, la si segga fa pure... fa scherzi, tra... no? Sì, no, la FIO non fa gli scherzi, la FIO è un sindacato, no. Stia tranquillo, dottore. Sono delle accuse, Cosa? Delle persone, no? Ma chi? Sono delle persone che fanno gli scherzi, no? No, ma non... ma chi? Chi è che... Quindi? Ecco. No, ma lasciamo stare, dottor Marconi. Allora. La FIO non fa gli scherzi, stia tranquillo. Senta, lei recentemente si è lamentato dei tassi di interessi che le ha applicato... Obama, no? Sugli 8 miliardi credo. No. No, lei ha dichiarato, si è pubblicamente lamentato. Ma io mi sono lamentato tassi. Che gli interessasse riavere i soldi. Però scusi, no. È una brutta cosa. No, ma è un prestito. Voglio dire, una brutta cosa. Ma non è una brutta cosa. Perché, i soldi vanno... perché vuoi i soldi indietro? Come se io la invito a cena, lei domani, no? No, ma. Lei mangia tante ostriche, eh? No, ma tanto io non sono mangio le persone che mangiano le ostriche, eh? Ho capito, ma cosa c'entra? Io gli offro la cena, no? No, sì, ma non è un paragone. E che... poi lei dico, mi ridai i soldi che ti ma ho. Non c'entra niente, non, è un paragone che non regge andare a cena. Ma cosa se ne fa Obama di 8 miliardi di dollari? Ma li rivuole indietro, è stato un prestito, quindi è giusto che glieli ridiate. Comunque va bene, si dica grazie. No, ma infatti nessuno la sta ringraziando, anzi. Ma nemmeno che mi si cosa? Slacino l'elastico delle mutande, no? Guardi, chi glielo quelli slash? Della FIO, ma no, ma la FIO non fa, tolgono l'elastico e va la mutanda giù, no? Fastidioso. Quelli della FIO non fanno gli scherzi. Comunque, cambiamo discorso. Io insomma, ho visto che il prestigioso Time l'ha definita uno dei 100 personaggi la più influenti. La blocco. Perché? Stava per dirmi grazie, no? No, 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 non la stavo... che mi si dica grazie. Ma infatti non le sto dicendo grazie, volevo solo ricordare che il Time ha... Lei è uno di quelli, sì. No? Sì. Che vorrebbe che io investissi 20 miliardi a Pomigliano, no? Ma non sono io, cioè lei ha detto che avrebbe investito 20 miliardi a Pomigliano. Le sta a cuore il paese. Beh, certo, sono un italiano, quindi è normale. È normale, no? È normale. Le fa onore. Beh, grazie. Bene. Ma la domanda è, investirà? C'è anche io. Procediamo per assurdo. Tipo? Che io metto 20 miliardi. No, ma non è assurdo. Lei ha detto che avrebbe investito 20 miliardi. Non è un... Se lei va a Pomigliano... Nello stabilimento. Giorno, no? Sai che siamo al 118° posto. Sì. Nella classifica per produzione industriale. Sì, è un brutto dato per l'Italia. Siamo al primo posto per gli scherzi della FIO. Ma non è vero. No, la FIO non fa gli scherzi. È una sigla sindacale. Guardi... Travolta da Obama mi hanno messo un petometro nella sedia, no? No, guardi, non credo proprio. Lei è ossessionato dalla FIO. Fa così, no? Fastidioso. Sì, ma non credo proprio che la FIO faccia gli scherzi. Allora, siamo al 48° posto. Sì, lo sappiamo, sì. Nella classifica sì. Per competitività nel mondo. Lo so, è un dato brutto. Cosa brutto? Cosa brutto. Beh, sì. Quindi. Va a Pomigliano. Se lei apre un giorno, stabilimento di Pomigliano, apre, no? Cosa... Non le dico cosa ho visto. Ma no, ma può dirlo, tanto cosa vuole aver visto. Lo dica pure, ma lo dica. Ma lo dica. C'era una tonnara. No, non è vero, guardi, no. Nella no. Catena di montaggio del panda. No, ma... voglio dire. No, ma guardi, voglio che credo. Mi si dica grazie. Non se la prenda, ma nessuno... Ma nemmeno che fai vedere i miei quattro delle media Obama, no? Ma chi glieli fa vedere? La pagella gli fa quella ma guardi, è ossessionato dalla... Se mi cuci la camicia nella... pelle della pancia, ma chi gliela cuce? Fare la doccia, ma nessuno gliela nessuno gli cuce, guardi, lasci stare. Parliamo invece dei progetti futuri per la Fiat. Lei ha in mente qualcosa? Abbiamo in mente persone che guidano dei furgoni. Sì, vabbè, ma li producete già i furgoni in Fiat? Ah, non lo sapevo. Ma come non lo sapeva? Sì, certo. Sapevo dei trattori. No, no, ma anche i furgoni, guardi. Ma la FIO non me l'ha detto, no? Ma non deve dirglielo la FIO. No, voglio dire. Ma, lei non sa cosa produce la Fiat, non è possibile. Guarda, noi abbiamo 6.100 dipendenti in Polonia. Sì, lo sappiamo. Quindi, certo, contiamo di arrivare a 15.000. E cosa... Cosa vuol dire questo? Cosa vuol dire questo? Che noi produciamo polacchi. Ma no, non è vero. Non è vero. No, no, non voglio che mi si dica grazie per questo. No? Vabbè. Ma infatti, ma nessuno la ringrazia, guardi. Ma. Invece, parlando di progetti futuri, sta per uscire. Ah,
sta per uscire un'auto, no? Sì, infatti, sappiamo. Visto? Sì, sì, abbiamo visto qualche... Volevamo chiamarla Orso. Orso? Volevamo chiamarla Grizzly. E invece l'avete chiamata? Frim. No. Beermont. Beermont. Diciamo Beermont. Beermont. Diciamo Beermont. Abbiamo portato la tecnologia delle macchine piccole in America. Sì. Quindi? Abbiamo portato... La tecnologia delle macchine grandi in Italia. Infatti parliamo di questa birma, di questo nuovo... Com'è? Lunga 7 metri. 7 metri? Non è proprio piccolissima. Come... È lunga. Beh, 7 metri, ah, sì. È lunga. Quando sale sopra c'è il controllore che richiede il biglietto. Ah, per dire, proprio. No, ho capito. No, no, va bene. No. Sì. Pesa 8 tonnellate. 8 tonnellate? Solo il ruotino. Vabbè. Ah, vabbè, però immagino che abbia un motore... Abbiamo provato a mettere un 2000 Sì, 2000 su quello 8 peso. Tonnellate, 2000 Forse un po'... Si po'... sente un frassone. Immagino. Forse un po' poco. Infatti è... Sì, sì. Abbiamo dice, stiamo andando a 300 all'ora, no? Poi guarda il finestrino, il paesaggio non cambia mai, no? Perché è proprio... Sempre lo stesso albero con lo stesso bambino in tutte le regioni, no? Sì, sì, ho capito. Siamo in Toscana, ho già visto questo bambino, no? Sì, sì. Va bene, senta, invece l'ultima notizia è che appunto Obama ha pubblicamente nei giorni scorsi ringraziato... A Fiat. Fiat. Quindi, è una bella cosa. Obama? Sì. Una persona... Sì. Ha ringraziato. Sì, infatti, sappiamo, l'ha detto. Ha ringraziato la Fiat. Sì, infatti. La Fiat che ha prestato esatto, 8 miliardi. Ha ridato gli 8 miliardi. Sì. La Fiat ha ringraziato la banca che gli ha dato 8 miliardi da dare alla Fiat. Che l'ha ringraziato la banca che per due soldi La prego. Alla banca dare porto alla FIA dell'Est per due soldi. No, dottore, veramente. Un operaio mio padre compra e venne il Grizzly che si prese la FIA che ha tentato mio padre porto. Basta, dai. Finito.